Buonasera. Ilaria Antonello alla mia destra e Arianna Ramirez Sanchez. Iniziamo con Ilaria. Qualche indicazione anagrafica su di te, dove risiedi, quanti anni hai e poi parlaci della tua passione, della tua idea di lanciarti in questo mondo dello spettacolo e della conduzione. Okay, allora, ho 24 anni, sono di Torino, nella vita studio e lavoro, diciamo principalmente nel campo degli eventi della moda. E, ho pensato appunto magari di buttarmi in questa sfida della conduzione perché vabbè, mi è sempre piaciuto diciamo il mondo dello spettacolo e poi principalmente dato che studierò per tutta la vita perché ho scelto una strada un po' difficile, dovrei anche trovarmi un lavoro intanto. Per adesso siamo a livello di passioni, sì. La tua speranza, il tuo sogno nel cassetto a livello di conduzione è qualcosa più legato al mondo della televisione o al mondo degli eventi, delle manifestazioni? Anche al di fuori dell'ambito televisivo? Ma principalmente nel campo televisivo. Non scappare, vieni più vicino. Nel campo televisivo. Poi capitasse appunto anche di ampliare diciamo il settore, mi piacerebbe anche lavorare negli eventi, nelle piazze. E noi te lo auguriamo, speriamo che possa essere questo un buon trampolino di lancio per te. Ancora qualche citazione di curiosità su di te per quelle che sono le tue passioni legate al mondo dello sport o comunque altri hobbies della tua vita? Allora, non sono molto sportiva, diciamo. Come hobby, vabbè, diciamo che è legato anche al mio studio. Cerco di capire le verità del mondo, verità nascoste dietro ogni campo, quindi principalmente questo è il mio hobby, che spero poi diventi anche un lavoro oltre a quello dello spettacolo. Benissimo, Ilaria Antonello, un bel applauso ancora per una delle nostre concorrenti a questo mini concorso di conduzione e di presentazione. La nostra qualificata giuria sta esprimendo un giudizio e poi più tardi a chiusura di Show dei Talenti del nostro 7 Live vedremo chi sono tra le 7 partecipanti, le 3 che hanno acquisito il lascia passare per proseguire in questa avventura. Alla mia sinistra abbiamo Arianna Ramirez Sanchez, anche per lei un bel applauso. La prima domanda che ti faccio è chiederti qualcosa legato alla tua età, dove risiedi, da quanto tempo sei in Italia, visto che tu di origine sei cubana se non sbaglio. Proviamo un attimo questo, andava acceso. Dai, vai pure. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Arianna Ramirez Sanchez, come magari si è capito sono straniera, sono cubana, ho 24 anni e residente a Torino da poco meno due anni e studio psicologia e boh. Allora, come esperienze ho fatto la modella per qualche anno al mio paese, esperienze nella televisione nessuna, però ho sempre voluto farlo, pertanto ho fatto qualche provino da piccola per fare delle fiction, ma purtroppo sono ancora qua. Comunque, oltre ad essere molto bella sei anche abbastanza spigliata, poi quindi proporrei un bel applauso per la nostra partecipante Arianna Ramirez Sanchez. A questo punto vi concederei, vi ringrazio per la vostra partecipazione, tanto vi vedremo più tardi e chiamerei qui sul palco insieme a me Marion Devanari. Marion Devanari è uno dei nostri sponsor di questa sera, è una stilista, chiamerei l'intervento di Claudia con un microfono per poter intervistare la nostra Marion, dico bene? Perfetto, grazie. Grazie Claudia, ti congediamo. La tua attività è un'attività di pittura, sei una pittrice e una illustratrice e ti occupi di immagini per Chopper. Sì. E dacci qualche indicazione in più relativamente alla tua attività. Sì, allora devo dire che sono un'illustratrice e a un certo punto della mia vita ho trovato interessante l'idea di coniugare quella che è l'arte in senso lato con qualche oggetto della vita quotidiana, come potrebbe essere una cosa così semplice come uno shopper. Per cui ho cominciato a trasferire le mie immagini sulle borse e da questo è nata tutta una collezione
che io ho intitolato Il fascino dinamico, dedicata un po' al fascino femminile e anche al fascino delle forme della danza. In particolare mi sono dedicata al tango, che come voi saprete l'anno scorso è diventato patrimonio dell'umanità, e adesso ho dedicato una borsa. Sono in visione, credo. Uh-huh. E stanno scorrendo assolutamente le immagini che ti riguardano, della tua attività. Grazie. Insieme al tuo sito, che posso leggere io, il www.mariondevanari.com. Esatto, nel quale potete trovare anche i punti vendita nei quali sono esposti i prodotti e il mio marchio in generale. Certo, in particolare il tuo atelier che si trova in Corso San Martino qui a Torino, sì, dove potete trovare 104. Tutti gli articoli che fanno, esatto, parte di questa tua assoluta idea originale. Grazie che riguardano la tua attività. Grazie molte. Ti ringraziamo ancora. Grazie. E ti congediamo a questo, grazie, punto con un bel applauso la nostra, grazie, Marion Devanari. E a questo punto io chiamerei ancora qui sul palco insieme a me Ilaria Antonello, la accogliamo con un bel applauso, che scenderà a presentare la nostra giuria. Accomodati pure in mezzo alla nostra giuria. Come detto, questa sera, oltre a presentarvi alcuni dei migliori talenti della scorsa edizione dei 7 Live, abbiamo avuto l'idea di portare qui 7 ragazze con il fantastico sogno nel cassetto di occuparsi di conduzione, e saranno i membri della nostra giuria a decretare quali 3 delle 7 partecipanti riceveranno il nostro lascia passare. A te la voce per conoscere la nostra giuria, Ilaria. Ok, allora cominciamo con Emiliano Mancini e Rossana Bonomo del marchio di abbigliamento Devota G. Poi abbiamo Stefano Barone, architetto. Paolo Olivero, che abbiamo già visto sul palco, da 7 Live Motori. Federica Bertello, di Freius Case Vacanza di Bardonecchia. E Alex Gaidù, produttore artista, fondatore di Alma Live Management. Vogliamo l'occasione a questo punto per fare 2 domande a Emiliano e Rossana. Che tipo di donna immaginate per le vostre collezioni? Beh, guarda, ti dirò la risposta più banale possibile, ma è che è anche la più vera. La nostra donna, la donna Devota G, è una donna sicura di sé, in tutti i campi. Ok. A cosa si ispira la vostra linea, i vostri abiti? Allora, si ispira agli anni 20, ma non agli anni 20 più conosciuti, quindi quelli del Charleston, ma agli anni 20 della Russia, quindi più simili all'abbigliamento che siamo abituati a vedere nell'Orient Express, nei film di una volta. Ok, e cosa volete esprimere con le vostre creazioni? Beh, sicuramente questo è il nostro personale punto di vista sulla moda, e visto che ce ne sono, la moda è talmente ampia, questa è la nostra visione. Ok, allora ricordiamo agli amici a casa come fare per contattarvi. Allora, noi siamo a Torino, in via Giosuè Borsi 124, e venite a trovarci. Ok, grazie mille, a presto. Ora lanciamo la linea a Marco. Tra l'altro vi ricordo che tutti gli splendidi abiti delle nostre partecipanti al concorso di conduzione di presentatrici di questa sera sono proprio di Devota G, quindi un altro applauso per i nostri stilisti che questa sera hanno reso queste splendide fanciulle assolutamente ancora più belle. Proseguiamo con la nostra scaletta di questa sera, di questo show dei talenti 7 Live. Nuovamente la accoglierei, l'abbiamo già vista prima, nella prima esibizione insieme. A questo punto la richiamerei su questo palco. Ho il piacere di presentarvi con un brano inedito, accompagnata alla chitarra da Lorenzo Favero, con un pezzo che si chiama The Music World. Lorenzo Favero, anche lui nella scorsa edizione di 7 Live, è stato tra quelli che si sono messi in luce, quelli che hanno vinto dei premi ambiti, con The Music World, Valentina Tesio e Lorenzo Favero.
sente questo battito, il vento che tira verso te, il battito delle tue ali. Apri le ali e prova a volare, ascolta ciò che hai dentro, l'astratto prova a toccare. La musica del nostro Lorenzo Favero, il testo della nostra splendida Valentina Tesio per questo pezzo The Music World, veramente una ottima, un ottimo mix. Come detto prima, voi siete stati tra i due talenti scoperti la scorsa edizione di 7 Live. Benissimo, grazie della vostra partecipazione, a presto, vi congediamo. Lascia pure la chitarra. Grazie anche a te Claudia per la tua collaborazione. A questo punto chiamerei qui sul palco Ilaria, accogliendola con un bel applauso per uno spazio sponsor insieme ad Artelegno. A te la parola, Ilaria. Artelegno è inaugurato l'11 aprile 2010 con un grande successo di pubblico la sua nuova esposizione a Giaveno, in via Caduti sul Lavoro 29. Artelegno produce, con raffinati procedimenti artigianali, soluzioni di decorazione esclusive e materiali di grande pregio, splendide cucine e arredamenti completi su misura, studiati per rendere accogliente, elegante e irripetibile la vostra casa. Artelegno, a Giaveno, in via Caduti sul Lavoro 29. Telefono 011 93 54 168. Potete visitare il sito web www.artelegnomobili.it. Benissimo, un bel applauso ancora per Ilaria e Artelegno, ti concediamo. E a questo punto chiamerei qui con me sul palco Arianna.
Arianna che abbiamo visto prima, anche lei tra le partecipanti a questo mini concorso legato alla conduzione e alla presentazione. A te Arianna. Allora, signore e signori, per la seconda volta su questo palco accogliamo con un grande applauso Valentino e Laura con un fantastico ciao ciao ciao. Valentino e Laura, españolas. Grandissimi Valentino e Laura, ancora un ringraziamento e un bel applauso per la vostra partecipazione. Li congediamo, grazie ancora della vostra presenza qui in questo show dei talenti di 7Live. A questo punto chiamerei con me sul palco, la accogliamo anche lei con un bel applauso, Federica Bertello. Lei questa sera ha partecipato all'onere e all'onore di far parte dei nostri giurati per valutare quale delle tre ragazze acquisiranno il lascia passare per le nostre prossime edizioni di 7Live. Grazie. A te il microfono, Federica, grazie della tua presenza in qualità non solo di sponsor, perché metti anche tu a disposizione un premio per le nostre vincitrici, ma soprattutto perché sei qui a mettere a disposizione la tua esperienza di ex modella indossatrice a favore del nostro progetto. Di cosa ti occupi, Federica? Mi occupo da un po' di anni di gestione di case vacanza e un residence a Bardonecchia, quindi strutture turistiche in montagna. E mi dicevi prima che sono due le strutture turistiche, entrambe a Bardonecchia, ma che hanno delle tipologie diverse, quindi mirano ad un target decisamente diverso. Esattamente, il residence Villa Freius è più per famiglie, in quanto è strutturato e più curato nei particolari, ha una maggioranza di servizi, per cui è un target più per famiglie. E poi abbiamo gli appartamenti Bardonecchia, che sono un po' più semplici, però sono confortevoli in ogni caso. Quindi ricordiamo ancora molto bene le vostre due strutture, che sono il residence Villa Freius, che si trova in Viale della Vittoria 12 a Bardonecchia, e gli appartamenti Bardonecchia, che si trovano in Via Genova 4, chiaramente sempre a Bardonecchia. Per quello che riguarda le vostre aperture, avete un lavoro stagionale o annuale? Abbiamo due stagioni principali, sia l'inverno per quanto riguarda lo sci, però anche abbiamo l'estate. Non bisogna dimenticare che Bardonecchia è molto viva anche d'estate, sia per i bambini con un sacco di attività e anche sportive. Non lo sci, ma mountain bike, passeggiate, escursioni. Assolutamente. Dove vi possono trovare per delle informazioni più specifiche? Soprattutto su internet, pubblicizziamo in particolar modo con il nostro sito www.freiuscasevacanza.it. Benissimo, grazie per il tuo intervento, Federica, un bel applauso alla nostra Federica Bertello. E a questo punto interrompiamo ancora un attimo per un breve stacco pubblicitario. A dopo, grazie. Benissimo,
riprendiamo la linea da questo splendido Teatro 7. Abbiamo conosciuto 6 delle 7 ragazze partecipanti al nostro mini concorso di conduttrici e presentatrici TV. A questo punto ho il piacere di introdurre su questo palco la nostra 7ª partecipante. Lei si chiama Carlotta Castagneris. Vieni qui con noi, Carlotta, ti conosciamo. Buonasera, ciao Marco, buonasera a tutti. Come detto, l'intenzione nostra di questo show dei talenti di 7 Live è introdurre alcune di voi, delle ragazze, a questa nuova, diciamo, attività, come che possa essere 7 Live, questo trampolino di lancio per questa vostra nuova attività. Facciamo un passettino avanti per essere a favore di telecamera. A questo punto ti chiederei qualche dato anagrafico, dove risiedi, la tua età e come nasce questa tua idea meravigliosa di lanciarti in questo mondo. Allora, io ho 20 anni e sono di un paesino sperdutissimo che si chiama Barbania, vicino a Torino. Ho cominciato 2 anni fa a intraprendere, diciamo, una carriera nel campo della moda che fino ad oggi mi ha portato grosse soddisfazioni. E diciamo che in questo percorso ho avuto modo di partecipare a un programma su Sky 1 che si chiama Italia's Next Top Model con Natasha Stefanenko. Da lì ho scoperto che non mi interessava soltanto la moda, ma anche il mondo della televisione. Poi ho partecipato a qualche puntata del Gnocchi Calcio Show con Gene Gnocchi ed eccomi qua, appena ho saputo di questa opportunità ho detto perché no, proviamoci. Capito, hai fatto benissimo. La domanda farei a te, quella che ho fatto anche alle tue colleghe prima: a te interessa più un palco televisivo o ti interesserebbe anche un ruolo di conduzione riguardanti eventi o concorsi che spesso si realizzano non in uno studio televisivo ma anche veramente in mezzo alla gente? Allora, diciamo che io finora ho avuto modo di avere a che fare col mondo della televisione. Devo dire che però, essendo io una che ama molto la gente, mi vedrei bene, spariamo in alto qua, in un programma come il Festival Bar, cioè dovrei anche a che fare con una piazza. Questo secondo me sarebbe l'ideale. E noi te lo auguriamo. Ancora un bellissimo applauso per la nostra Carlotta. Adesso temporaneamente ti congediamo e poi ti rivedremo dopo per un tuo intervento. Grazie a te. A questo punto chiamerei qui sul palco insieme a me 2 protagonisti, anche loro, di questa nostra puntata zero, show dei talenti di questa sera. Chiamerei in rappresentanza dell'associazione Rainbow di Torino, Christian e Maria. Allora vi vorrei una a destra e una a mia sinistra, benissimo. Christian e Maria, loro sono in rappresentanza questa sera di Rainbow for Africa, che è una onlus con sede in via Zuretti 29 a Torino. Diamo qualche indicazione in più rispetto a questa vostra attività: si occupano di missioni di assistenza medica in Africa, e è una onlus che nasce nell'inverno del 2007 ma che oramai davvero sta sviluppando un sacco di progetti. Claudia, portiamo il microfono a Christian per Buonasera. Questa breve intervista di Rainbow for Africa. Sì, nasciamo nel 2007 in una maniera semplice, nel senso che uno studente che stava sviluppando la sua tesi al CTO di Torino è partito e è andato ad Angal, nel nord dell'Uganda, ha lì sviluppato un primo corso di formazione in anestesia, al ritorno ha contagiato alcuni dei medici e degli infermieri del CTO di Torino e da lì è nato un pochino il tutto. Attualmente lavoriamo in Etiopia, dove col professor Carannante stiamo sviluppando nel nord dell'Etiopia, a Makalè, la prima unità spinale del Corno d'Africa. L'obiettivo è un po' di lottare contro la disabilità, insomma, spesso si trovano, non ci sono gli ausili che possiamo avere noi, insomma, quindi si tratta di andare ad agire in questo modo. In Burkina Faso, a Nanorò, nell'ospedale dei Camigliani, stiamo invece portando avanti ormai da quasi 2 anni un percorso formativo nel campo dell'anestesia. Tra l'altro qua c'è Maria, che è appena tornata da una decina dopo di giorni. Dopo sentiremo anche Maria. E poi stiamo lavorando in questo momento anche in Senegal, dove stiamo dedicando veramente molto nella costruzione di un centro nutrizionale per combattere